che io non conosco, che è un mondo magico, che è quello delle leggende, delle credenze popolari, ma che è anche un mondo di incanto per la natura, per le cose più piccole, per l'ombra che un petalo può proiettare su una foglia, eccetera. Le sensibilità diverse delle persone, naturalmente, non sempre si concentrano su un unico dettaglio. Paola Alcioni sceglie di regalarci un ritratto di Cagliari misterioso. Questo ritratto accade in una leggenda che lei rivive passeggiando verso il porto di Marina Piccola e che riguarda un'area di Cagliari, le saline, che se noi pensiamo in Europa sono un'area abbastanza unica, perché noi abbiamo queste montagne di sale, questi lavoratori che nascono e muoiono. Dico negli anni passati in cui il racconto è ambientato, con le mani nel sale, diciamo. Approfitterei del fatto che Paola è qui per invitarla un momento sul palco, è timidissima, però sicuramente. Per chiedere proprio a lei, visto che è qua, questa sfida di raccontare Cagliari a 5-10 mila persone che verranno qua, magari non hanno mai visto Cagliari e tu gliela devi presentare, cosa hai provato? Hai un senso anche di responsabilità? Oppure è stato un gioco? Come l'hai vissuta? L'ho vissuta così come tu me l'hai prospettata, come un'avventura, perché quando ci siamo sentiti Nicola mi ha chiamato da Vienna e mi ha raccontato questo progetto. Da subito anche tu me l'hai proposta come un'avventura, io così l'ho vissuta. Raccontare la mia città, la capitale della mia nazione, perché la Sardegna, è una nazione senza stato, per me era una responsabilità doppia, perché, di solito io per la mia nazione lavoro con l'arma eversiva della letteratura e della poesia, dovevo farlo ancora una volta e l'ho fatto. Però con Nicola lo scambio di mail, lo scambio di chiacchierate al telefono ha dato dall'inizio un'impronta fiabesca, la stessa chiamata da Vienna, pensate, per lui è normalissimo, per me era una cosa stranissima ricevere, è la prima volta e penso rimarrà anche l'ultima nella mia vita ricevere una telefonata da Vienna. Dunque ho voluto dare un taglio stilistico fiabesco anche a questo sforzo tenue di raccontare la mia città. E così è stato? E così è stato? E così è stato, perché quando poi lei mi ha mandato il racconto che io ero in Ungheria, l'ho letto in questa biblioteca che aveva solo un computer, sapete bene quei monitor vecchi, grandi, così, no? Che si pagava 100 lire per ogni mezz'ora. Allora io lì apro il coso in questo monitorino così, inizio a leggere il racconto di Paraccioni e quella mi diceva stiamo chiudendo in inglese, aspetti che sto leggendo il racconto di Paraccioni. Chi? Zitta! Allora alla fine, no perché in Ungheria non è che siamo tutti universalmente noti, in Ungheria non è che Umberto Eco non conosce nessuno. Allora, detto questo, arrivo a leggere tutto e alla fine la chiamo dal telefono lì e le dico beh. Paola, questo è un sogno. Nel senso, io sono uno scrittore, un racconto così non l'avrei potuto fare, perché comunque lei vive tutto un mondo particolare della possibilità, dell'eventualità, della possibilità storica, della leggenda, delle favole, che io proprio non conosco. Perciò la mia ammirazione è stata doppia, perché comunque era qualcosa che io, lontanissima da me. E adesso, grazie a Clara, lo sentiamo, sarà una bella No, emozione. un'emozione doppia perché Clara è una carissima amica e fece le letture del mio libro La stirpe dei reperduti appena uscito qualche anno fa, quindi un che rouge. Sorpresa! Guarda qua! Clara.